Oggi vediamo uno di quegli spiriti che assolutamente non bisogna lasciarsi scappare, anche se poi di fatto non è così facile raggiungere la location, ma soprattutto non è neanche facile sconfiggere il boss che la droppa. Infatti questo spirito lo possiamo trovare in questa parte di mappa che si può raggiungere solo dopo aver superato Noxtella, oltre a un boss anche abbastanza forte. In ogni caso sarà sufficiente, tra virgolette, spawnare qui e andare a dirigersi verso questa posizione, appunto la galera eterna del capobanda. Il nemico non è assolutamente facile e di fatto lo spirito che ci droppa è lui stesso. Quindi è un bene che sia forte perché in questo modo sarà forte anche il nostro spiritello. Allora, oggi ci dirigiamo presso un'altra prigione per affrontare forse l'ultimo dei prigionieri. Io li ho fatti un po' tutti e questo qua dovrebbe essere l'ultimo rimasto, vista la zona che era decisamente inaccessibile fino a poche missioni fa. Ci troviamo qua giù. Possiamo spawnare da questo punto, altare del chiaro di luna, da non confondersi con questo che invece è sotto, che non c'entra assolutamente nulla. Quindi semplicemente arriviamo qua e che Dio ce la mandi buona, perché non sarà affatto facile. Ma vediamolo all'opera. Ho dovuto tribulare un pochettino perché richiede tanto di quel mana che sono dovuto andare a livellare apposta per poterlo evocare. Allora, io direi, vieni. Oh sì, mi sei costata tanto di quella fatica. Dovrebbe essere una donna, anche se non c'ha neanche la testa. Però c'ha le zinne. Sì sì, è donna, è donna. È un'assassina, quindi è davvero spietata. È veloce, è abbastanza potente, fa attacchi a distanza pazzeschi. Se non sbaglio, l'attacco a distanza va addirittura a dare una malattia al suo obiettivo, quindi davvero tanta roba. Facciamolo venire un pochettino più in qua, però, va. Ecco, ecco, è partito. Primo attacco. Fa 3, così poco. Ah, perché ha parato. Attenzione che arrivano gli altri.
Attenzione che arrivano anche gli altri. Guardate con che velocità si sposta e elude gli attacchi del nemico. Mamma mia, che schiapicciata. Certo, non fa tantissimo danno. Pensavo anche peggio. Che macello. Ok, vediamo. Qua è un po' tranquillo. Vediamo un po' cosa fa. Guardate che l'ha infettato. L'ha infettato. E guardate come scende giù la vita. Non so se l'infezione dura per molto tempo. Dopo un po' svanisce. No, sembra che abbia l'infezione, sì. Marcescenza, credo. No, adesso non c'è più. Quindi dura per un pochettino. Allora, devo dire che non fa tanto danno. Però è... guardate questo attacco. Questo... se li becca in testa, li one-shotta. Guardate com'è sfuggevole. È andato e gli sono rimasti circa il 45% di salute. Andiamo a fargli fare fuori anche gli altri, va? Così lo vediamo, la vediamo ancora all'opera. Vediamo come se la cava con l'orda di nemici che c'è qua. Facciamoci fuori solo questo in modo che non chiami tutti alla dunata. Dove è andato? È un casino come si muove, fa venire il mal di testa come si sposta. Ovviamente questo è un livello 1. Come sempre nei nostri test. Guardate che voli che fa. Fra un po' vola. Aia. Sono proprio curioso di vederlo a livello alto. Allora, in rete c'è un po' un dibattito su qual è lo spirito migliore. Inizialmente si pensava fosse Lacrima Riflessa, quella che in pratica clona il nostro personaggio. Poi qualcun altro invece ha detto no, non è vero, questo qui, quello che stiamo provando adesso, è il migliore perché infetta, perché colpisce a distanza, perché è molto agile, di conseguenza subisce meno danni, eccetera, eccetera. C'è da dire che forse se la giocano alla pari, però... per il nostro test, se non ricordo male, quando l'abbiamo fatto per la nostra, con la nostra Lacrima Riflessa, ci ha veramente sbaragliato tutti qua. E invece, oggi non è che sia andata bene come l'altra volta, diciamo. Però è una carta difficile da reperire, più difficile di Lacrima Riflessa, ma soprattutto costa anche un botto evocarlo. 132 di mana, tanta roba, mentre Lacrima Riflessa chiede 660 di punti vita. Però come vedete sono messi entrambe nella stessa sezione, quindi diciamo che come qualità sono uguali. Quindi presumo che anche questo, per essere upgradato, necessiti della convellaria spettrale, quella un pochettino più difficile da ottenere. Quindi per il momento è tutto, ma solo per il momento, perché sicuramente la userò e quindi l'andrò a potenziare, quindi poi vedremo. Per il momento è tutto, e per quanto riguarda i nostri test
si è piazzata seconda, diciamo.